Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Scusate la faccia, mi trovi, sono svegliata da poco, poi ieri sera non sono stata troppo bene, quindi forse sembrerò un po' uno zombie. Vabbè, a parte questo, oggi sono qua per farvi gli acquisti, finalmente degli acquisti fatti in fumetteria. Ieri ci sono andata e ho fatto parecchi acquisti. Allora, direi subito di iniziare. Scusate innanzitutto la luce, però fuori c'è brutto, quindi si vede poco. Quindi ho dovuto girarmi per di più verso, con la webcam verso la finestra, sennò non si vedeva nulla. Ho dovuto anche accendere la luce perché non si vedeva niente. Vabbè, a parte questo, verrà un video acquisti molto lungo, quindi direi di iniziare. Partiamo innanzitutto col fatto che ho acquistato le buste, perché ero rimasta senza. Poi ho preso, vabbè, il mio ragazzo mi ha, come solito, ho regalato il cofanetto dei DVD di Sailor Moon, questo è il secondo della seconda serie, Sailor Moon R. Vabbè, poi ve ne parlerò in un video a parte. Poi ho comprato, come solito, la GP Preview, che costa 1 euro, questa volta l'ho pagata, perché comunque ho preso anche l'anteprima, vi farò vedere dopo. Davanti abbiamo appunto le uscite della GP Preview e dietro abbiamo le nuove uscite, la nuova parte che presenta le uscite della J-Pop, che come tutti sapete non sta più dentro l'anteprima. Poi ho comprato appunto l'anteprima con in copertina da una parte l'Attacco dei Giganti e dall'altro Skate Dance. Questa volta avevo anche il DVD, vi faccio vedere. Ho trovato il primo cofanetto di questo anime, che sicuramente fa riflesso, bene, che sicuramente guarderò, che si chiama Kiba, quindi box 1 di non so quanti, quindi contiene 3 DVD. E poi dentro l'anteprima c'era, come di consueto, che questo andrà attaccato in camera, il poster di Madoka Magica, che non vedo l'ora di acquistare e leggere, che esce questo mese. Non faccio lo sfoglio dell'anteprima perché non avrebbe senso, l'hanno già fatto in tanti, quindi lasciamo perdere. E direi appunto di iniziare con i manga, partendo dalla casa editrice per cui ho acquistato un solo manga, che è la J-Pop, per cui ho acquistato il Clamp School Collection numero 1, The Man of Many Face. Questa è la ristampa della J-Pop, una bella edizione, copertina rigida, senza sovracoperta, però ci sono le pagine a colori, parecchie pagine a colori. Vi faccio vedere un po' il tratto, ma tutti conoscete il tratto delle Clamp, quindi non c'è niente di nuovo. Basta, se non faccio spoiler perché è un numero unico. Edizione appunto della J-Pop al prezzo di 9,90 euro. Adesso mi è rimasto solamente Dunkidon da acquistare, che c'era, però dato che ho fatto molti acquisti, sì, potevo prenderla alla fine, però l'ho lasciata in fumetteria, lo prendo la prossima volta. Quindi per J-Pop, Club School Collection, The Man of Many Face, prezzo di 9,90 euro. Poi andiamo con la GP, per cui ho acquistato solo 2 volumi. Ho finalmente acquistato il numero 11 di Ninja Life. Mi sono scusati tantissimo, si sono dimenticati di mettermelo sempre da parte. In edizione standard, morbida e flessibile, senza sovracoperta o pagine a colori. Faccio vedere il tratto, tanto non è una novità per nessuno perché questo è uscito a gennaio, dicembre-gennaio, quindi. Allora, da quello che ho letto, se non vorrei sbagliarmi, ma Ninja Life dovrebbe essere arrivato alla conclusione col numero 12 in Giappone, quindi questo è il penultimo numero, siamo in attesa dell'ultimo. Quindi Ninja Life della GP, non chiedete dove siamo arrivati, ah sì, eravamo arrivati che. Sì, Renkaku per difendere Beni da Hitachi si era messo fra lei e lui ed era rimasto ferito, quindi adesso non vedo l'ora di leggere questo numero. E appunto Ninja Life della GP di Shoko Konami, numero 11, prezzo di 3,90 euro in edizione standard. Poi, sempre per la GP, ho acquistato il Sailor Moon Anime Comics numero 1 di 10 della Naoko Takeuchi. Vabbè, tutto con le pagine a colori patinate. Presenta tutti i fotogrammi della serie animata, con anche i nomi però della versione
animata della Mediaset, peccato, speravo ci fossero i nomi originali, però vabbè, non mi dilungo troppo perché volevo farci un focus on come aveva fatto Elena, quindi ci stavo già pensando, lei mi ha solo anticipato, quindi non me ne parlo granché, vabbè, a parte il fatto che prendi in analisi i primi 3 episodi della serie. Tutto qua. Quindi Sailor Moon Anime Comics numero 1 di 10, per GP a prezzo di 4,90€ della Naoko Takeuchi. Poi passiamo a Goen, per cui ho acquistato 3 volumi. Allora, il numero 2 di Mia Paradise della Kaoru Tada, con questo numero si conclude la miniserie di 2 volumi appunto della storia, presenta una sovracopertina e nessuna pagina a colori. Faccio vedere qualche tavola per senza esagerare perché è l'ultimo uscito. Il tratto della Kaoru Tada è riconoscibilissimo. Per chi appunto ha letto Itadura Kiss, Kiss Milicia, eccetera, eccetera. Nel numero precedente la nostra Beniamina ha iniziato così a interessarsi al mondo della musica e qua appunto vedremo come si termineranno le sue gesta amorose, diciamo così. Ok, quindi abbiamo detto Mia Paradise per Goen, che ultimamente sta tirando fuori dei gran bei titoli e fa delle gran belle edizioni, quindi complimenti alla Goen. Al prezzo di 4,95€ Mia Paradise Kaoru Tada. Poi proseguiamo con il numero 1 finalmente di Chronebreaker, così posso leggere anche il numero 2 che vi ho presentato il mese scorso. Sempre presenta una sovracopertina. In questo caso abbiamo le pagine. Non riesco a rimetterle dentro. Scusate. Abbiamo le pagine a colori patinate, molto molto belle. Guardate che belle che sono. E il titolo. Vi faccio vedere comunque qualche tavola, tanto il numero 1 che è uscito un po' di mesi fa, quindi tipo febbraio, mi pare, gennaio mi pare. Le tavole sono molto molto belle. E non posso dirvi nulla di questo manga perché appunto stavo aspettando il numero 1 per iniziare a leggerlo e quindi direi Chronebreaker di Giacobbeno della Goen, volume numero 1 al prezzo di 4,95€. Poi sempre per Goen ho acquistato il numero 2 di numero 2, sì, di Shin Vamping Princess Mew di Narumi Kakinouchi e Toshiki Hirano, sempre con sovracopertina. E pagine a colori patinate con questo bellissimo tratto quasi etereo, angelico, anche se di angelico non ha niente. Però tavole sempre molto belle, faccio vedere comunque qualche tavola. Guardate che bello il tratto, proprio bello bello bello, mi piace veramente tanto il tratto. Adesso io questi ancora non li ho letti, aspetto di averli tutti per leggermi tutta la serie in un botto solo. Anche qua dietro, guardate che bella. E abbiamo Mew qua davanti. Quindi, Shin Vamping Princess Mew numero 2 di Narumi Kakinouchi e Toshiki Hirano per Goen al prezzo di 4,95€. Poi passiamo alle case editrici maggiori, per cui per di più ho acquistato più roba, partendo da Star Comics, che è quella che fra le due ho acquistato di meno. Partiamo con Another numero 1. E numero 2. Allora, il mese scorso sono andata in fumetteria e il numero 1 l'avevano già finito. Sono arrivata un po' tardi, quindi me l'hanno ordinato e messo da parte. Quindi questo mese li ho acquistati tutti e due. Ovviamente l'ho letto per primo perché lo stavo veramente aspettando in una maniera assurda. Nel mentre mi ero già vista l'anime, quindi comunque so già come la storia evolve, però ero proprio curiosa di vedere com'era il manga di questo seinen a carattere horror psicologico e splatter. Poi di splatter non ha granché. Però devo dire che a parte i disegni che sono, beh, intanto la sede dell'edizione presenta una sovracopertina e pagine a colori. Pagine a colori che non sono patinate, ma sono veramente bellissime. Poi con questi temi di rosso, magenta, sono quasi inquietanti. Questa che bella. Appunto, una sovracoperta e pagine a colori che la Star Comics si presenta al prezzo di 4,90€.
Quindi qualità-prezzo assolutamente ottima, niente da dire, complimenti Star Comics. E faccio vedere qualche tavola, magari dal numero 1, così non faccio spoiler eccessivi per chi ancora deve leggere il numero 2. A me il tratto del manga piace veramente tanto, proprio bello, guardate che bella questa. Con la nostra Misaki. E no, a me già l'anime è piaciuto veramente un botto, composto da 12 episodi l'anime e 4 numeri il manga. È mensile, quindi appunto il mese scorso è uscito il numero 1 e questo mese è uscito il numero 2, che presenta sempre una sovracoperta, cade tutto, che va per i cavoli suoi, e le pagine a colori. Qua non vi faccio vedere tavole, tanto le avviste, il tratto l'avete già visto da quello prima. E appunto, edizione italiana, una bella edizione da parte di Star Comics a 4,90 euro. Quindi Another, di autore originale di Yukito Yatsuji, disegni di Hiro Kiyohara, non riesco neanche a leggere stamattina, per Star Comics, al prezzo di 4,90 euro. Una bella edizione, rapporto qualità-prezzo ottimo. Poi passiamo a un altro volume della Star Comics che è Tolovru numero 14, lo stavo aspettando con ansia, faccio vedere l'ora di leggerlo, ancora non l'ho letto, non li ho letti tutti, ho letto per ora totali totali 4 volumi e ho iniziato il quinto stamattina, quindi su 21-22 titoli, con calma li leggerò tutti. Appunto Tolovru, edito da Star Comics, disegni di Kentaro Yabuki, sceneggiatura di Saki Asemi. Al prezzo di 4,20 euro, un'edizione standard senza sovracoperta, pagine a colori. Guardate che bella questa copertina con Lale, la sorella di Birito. Bella, bella, bella. Ci stiamo avvicinando alla fine, in quanto la serie è composta da 18 volumi, mancano 4 volumi e la serie sarà terminata. Vi faccio vedere comunque qualche tavola. Il tratto è sempre molto bello, spero di non beccare tavole che presentano fanservice. Il tratto è veramente bello, 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 bello. Aspettate. Proprio bello. Vedo l'ora di leggerlo, magari lo leggerò in fondo così da rilassarmi dopo una lettura pesante, che non dovrei avere letture pesanti, però non si sa mai. Appunto, Tolovru numero 14, edito da Star Comics di Kentaro Yabuki e Saki Asemi, al prezzo di 4,20 euro. Poi, sempre per Star Comics, ho preso il numero 6 di Dragon Ball Evergreen Edition di Akira Toriyama, al prezzo di 4,20 euro. Presenta, come al solito, le bandelle laterali e nessuna pagina a colori. Faccio vedere qualche tavola. In questo numero continua la lotta contro del nostro Goku contro il Red Ribbon, che sono anche loro alla ricerca delle sfere del drago, e qua si farà aiutare anche dalla sua amica Bulma, che andrà a trovare in città. Quindi Goku vedrà anche per la prima volta la città. Guardate che bella questa copertina, così davanti e classico dietro. In fondo, come sempre, abbiamo i vari, come si chiamano? Abbiamo i vari frontespizi dei capitoli che non sono presenti nell'arco del manga, ma hanno deciso di raggrupparli tutti alla fine. Secondo me è stata una bella idea. Se la riesco a girare la pagina. Saranno un totale di 42 volumi, se non vado errata. Comunque, un'edizione molto, molto simile a quella originale giapponese, composta anche quella da 42 volumi. E le copertine sono uguali a quelle della versione giapponese. Quindi, a mio parere, una bella edizione. Comunque, anche molto morbida e flessibile. Quindi, Dragon Ball Evergreen Edition di Akira Toriyama per Star Comics al prezzo di 4,20 euro. Scusate l'interruzione, come di consueto sono venuti a disturbarmi anche alla mattina per fare i video, non è possibile.
Comunque continuiamo sempre con Sarkarsk, per cui ho preso anche il numero 5 di Rin di Rumiko Takahashi, edizione, al prezzo di 4,20 euro, edizione standard, senza sovraccoperta o pagine a colori, però questo giro mi sembra che il numero sia un po' più cicciotto del solito, magari è solo una mia impressione, però lo trovo un po' più grandicello. Questa è la copertina davanti, molto molto carina, questo verde bianco, bellina, e vabbè la solita copertina dietro con il santuario. Vi faccio vedere qualche tavola. Comunque poi tutti conoscono il tratto della Rumiko Takahashi. Eravamo rimasti nel numero precedente che era arrivata questa ragazza che sta cercando di uccidere il padre di Rin e poi è arrivata la segretaria del padre di Rin, il volume si è concluso con lei che chiedeva a Rin di consegnare l'anello di fidanzamento alla ragazza terrestre che lui ama, che non è altro che lei. Momoyama, pare si chiami. Non mi ricordo come si chiama. Sakura Mamiya, perché ho detto Momoyama, l'ho già sentito da qualche altra parte. E quindi quest'ultimo, l'ultimo numero ci ha lasciato un po' così. I primi numeri forse erano, sembravano quasi qualcosa di già visto, però dal numero 3 in poi a me il manga sta piacendo veramente tanto. E quindi sicuramente lo continuerò, anche perché ormai siamo arrivati al numero 5, non intendo assolutamente dropparlo. Quindi Rin della Rumiko Takahashi, volume numero 5 per Star Comics al prezzo di 4,20 euro. Ultimo acquisto per Star Comics, sto parlando del numero 7 della Perfect Edition di Cardcaptor Sakura. Questa è la copertina davanti, molto molto bella, presenta come in Dragon Ball le bandelle laterali e le pagine a colori, non patinate su carta semplice, ma sono comunque assolutamente meravigliose. Io spero si veda bene stamattina il video. E appunto due o tre tavole per il tratto, vabbè, non è una novità per nessuno, però c'è sempre gente che comunque lo sta acquistando adesso per la prima volta. Quindi non voglio fare eccessivo spoiler. Allora, nel numero precedente era terminata la prima parte della storia, delle avventure della nostra Sakura, che comincerà una nuova, avrà una nuova avventura, un'avventura con l'arrivo di nuovi personaggi e quindi qua inizierà la seconda serie della storia di Sakura, quella che noi nell'anime conosciamo in italiano come La partita non è finita. Bel titolo. Comunque, molto molto bello, come sempre, un manga consigliatissimo. Uno dei migliori manga delle Clamp, anzi, a me i manga delle Clamp piacciono tutte, però veramente questo è uno di quelli che ho apprezzato in maniera maggiore, assieme a Rai Art, assieme a Chobits e assieme anche a X, per quello che ho letto. Quindi, Cardcaptor Sakura delle Clamp, Perfect Edition della Star Comics, al prezzo di 5,90 euro. Ok. Scusate, ora passiamo a Sister Comics, a Planet Manga, per cui ho acquistato 4, 6, 8, 7 volumi. Sì, sono tanti, come sempre. Allora, partiamo da Imechan no Ribbon, numero 5 di 6. Finalmente siamo arrivati praticamente alla fine. Il prossimo sarà l'ultimo numero, poi ci sarà il remake, che però io ho già deciso che non acquisterò, o comunque se acquisterò, lo acquisterò più avanti. Al momento ho altre priorità. Presenta, guardate che bellina, versione pocket, questa copertina è molto molto carina, con anche pink in copertina. Allora, presenta sovracoperta, nessuna pagina a colori, ma tutte le pagine sono patinate. Due o tre tavole per il tratto, senza fare eccessivo spoiler, guardate che bello, il tratto della Megumi Mezusawa. Allora, il numero precedente eravamo rimasti che la nostra Himeko, Pocottada, Ichi e tutti i loro amici stavano cercando Pink, che era dispersa, addormentata, tipo bella addormentata, nel mondo degli umani. Quindi qua sicuramente scopriremo se la riusciranno a trovare e poi la storia andrà avanti, quindi non vi dico niente. Più di così, non voglio fare troppo spoiler. Imechan no Ribbon, numero 5 di 6, di Megumi Mezusawa, per Oh, fissa di dire Star Comics. I gatti che si arrampicano su per la porta. Portagli da mangiare, poverini. Finito il video, gli porto la colazione. Dicevo, per Planet Manga, il prezzo di 5,90 euro. Una bella edizione, molto molto carina. È un manga che consiglio assolutamente. Poi,
proseguiamo sempre per Planet, per cui sono riuscita finalmente ad acquistare il numero 1 e poi ho preso anche il numero 2 di Strobadge. Oh, allora, il mese scorso l'avevo ordinato quando era uscito a febbraio, appena uscito a febbraio l'avevo ordinato, però purtroppo non gli era ancora arrivato, quindi ho dovuto aspettare e finalmente sono riuscita a prenderlo. Ovviamente l'ho già letto e sono soddisfatissima del mio acquisto. Mi è piaciuto in una maniera assurda, veramente il numero uno l'ho adorato, il numero due ancora di più. Quindi faccio vedere un attimo un'edizione standard appunto della Planet, che sentite? Si fa sentire, cric-croc, copertina davanti, copertina dietro, edizione standard al prezzo di 4,30€. Allora vi faccio vedere un attimo, non presenta la sovracoperta o pagina colori, faccio vedere un attimo il tratto dal numero 1, però perché, dato che li ho entrambi, ne approfitto per non spoilerare tavole dal numero 2, dato che è l'ultimo uscito e magari c'è gente che ancora non l'ha letto. Il tratto è molto molto bello, a me piace veramente tantissimo, proprio un bel tratto, proprio bello. Manga che consiglio assolutamente di leggere, acquistare e leggere. Ho visto che se lo filano anche parecchi ragazzi, quindi sono felice di ciò. E appunto, manga proprio bello che vi consiglio. Quindi questa è la copertina del numero 1 e questa è la copertina del numero 2 davanti e dietro, sempre edizione standard, sempre sulla coperta a pagine a colori, e che questo anche più del numero 1 fa casino. Vabbè, quindi Strobadge numero 1, numero 2 di Oi Sakisaka per Planet, prezzo edizione standard al prezzo di 4,30€. Se non erro dovrebbero essere in totale 10 volumi, comunque già terminato in Giappone e esce con una cadenza bimestrale. Poi passiamo a un'altra serie della Planet che volevo recuperare già il mese scorso, però stesso discorso per Strobadge, non ce l'aveva, quindi ha dovuto ordinarlo eccetera eccetera, non mi è arrivato in tempo, quindi ho preso questo mese assieme al numero 2. E sto parlando di, vedete, lo sto leggendo, Namida Usagi, l'amore ti siede accanto, quando l'amore ti siede accanto, numero 1 e numero 2. Allora, sempre edizione standard della Planet Manga, senza sovracoperto pagina colori, qualche anche qua il cric-croc c'è, copertina davanti, molto molto bella, copertina dietro, alcune pagine... tavole per il tratto, guardate che bello, il tratto è bellissimo, e mi è caduto lo scontrino, questo è il mio scontrino di ieri, ho speso veramente tanto, e vabbè, faccio delle tavole dal numero 1, magari così mi spoilerò qualcosa anch'io perché ancora qua in fondo non ci sono arrivata, però vabbè, il numero 1 non è una novità per nessuno, quindi preferisco fare delle tavole da qua piuttosto che dal numero 2, che fare spoiler, magari qualcuno ancora non l'ha letto. Comunque il tratto è veramente bello, ho letto le prime due o tre pagine, non posso dire quindi se mi piace o meno, però sicuramente non ne rimarrò delusa perché molta gente ne ha parlato molto bene anche di questo. Come Strobadge l'ho adorato, questo qua sicuramente mi piacerà, classico shoujo a carattere scolastico, storia d'amore eccetera eccetera. Quindi Namida Usagi di Aiminase per Planet, edizione standard a prezzo di 4,30€, numero 1. E numero 2, bella questa copertina azzurra, mi piace proprio tanto. Poi sempre per Planet, vabbè, adesso sono solo manga della Planet. Allora, come voi tutti già saprete, ovviamente questa l'hanno presa praticamente tutti quanti, novità del mese eccetera eccetera, sicuramente avete già capito di cosa sto parlando. Io appena uscito 2 settimane fa, quando c'è stato il boom, che è uscito anche una settimana prima, sono andata ad acquistarne una seconda copia che l'ho regalata al mio ragazzo perché meritava, volevo regalargli il numero 1, per così, dato che alla fine facciamo in modo di avere una serie a testa, a parte alcune serie che magari avevamo già quando ancora non ci conoscevamo, quindi abbiamo alcuni doppioni, però appunto ho voluto regalargli il numero 1 così da avere un secondo numero 1, e poi vabbè, volevo regalarglielo per dargli l'ebbrezza di leggerlo prima di acquistare il mio. Ovviamente l'avevo letto anch'io, quindi questo finirà letteralmente imbustato e in libreria non lo aprirò neanche.
E ovviamente, come avrete capito, sto parlando dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, edito sempre da Planet Manga, edizione standard, senza sovraccoperta pagine a colori, al prezzo di 3,90€. Questo manga è stato il vincitore del Kodansha Manga Award come miglior shonen nel 2011 in Giappone. È la prima opera di questo mangaka, che è giovanissimo, deve avere almeno qualche anno in più di me, ma veramente pochi, proprio giovanissimo. Il suo primo manga è in Giappone ha fatto scalpore. Non tanto per il tratto, che a parte l'edizione, venite qua. Alla Plana abbiamo capito che piace il suono cric croc ultimamente, quindi lasciamo perdere. Non ci farò un focus on perché hanno fatto veramente in tanti. Volevo farlo anch'io, però sinceramente preferisco farlo su altri manga. Anche su questo qua l'hanno fatto praticamente tutti il focus on, quindi vabbè, potrei sempre farlo, magari vedo, valuto, adesso vedo. Allora, appunto, Attacco dei Giganti, numero 1, faccio vedere un attimo il tratto, che come potete notare il tratto non è dei migliori, cioè proprio a volte le proporzioni neanche esistono, e quindi non state a guardare il manga dal tratto, ma dalla storia. La storia è veramente molto molto bella, è un qualcosa di diverso dai soliti shonen che ho letto fino ad ora. Io non sono tantissimi anni che comunque leggo o colleziono manga, però rispetto a tutti gli shonen che ho letto fino ad ora, perché potrà sembrare però tanti shoujo, ma leggo anche shonen, questo veramente è un qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Mi ha preso veramente veramente tanto, proprio la storia bella. Quando lo lessi, quando acquistai la seconda copia per il mio ragazzo, me lo gustai veramente tanto, cioè ci ho messo un'ora a leggere un'edizione standard così, quando di solito ci metto anche 20 minuti. Proprio me lo sono gustato, la storia è proprio bella, mi è piaciuta una cifra. Il mio ragazzo ovviamente lui legge in scan, quindi è andato avanti con la storia, ha detto primo che i disegni migliorano, quindi andando avanti i disegni saranno anche migliori, ma anche la storia prende una piega veramente bella, già è bella qua, più si va avanti più migliora, quindi figuratevi, non vedo l'ora di leggere il numero 2, che purtroppo uscirà a maggio, quindi bisognerà aspettare. E quindi l'Attacco dei Giganti è assolutamente consigliato. Abbiamo parlato del tratto, però sì, i volti e il resto sono disegnati molto molto male, ma i giganti sono disegnati veramente bene. Adesso ve ne faccio vedere almeno una di tavola con i giganti. Giganti che adesso lui, leggendo in inglese, la traduzione sarebbe titani. Adesso dobbiamo capire se è Planet che ha sbagliato la versione inglese, che ha scritto titani invece di giganti. Però sì, secondo me sarebbe forse più adatto la parola titani rispetto a giganti, almeno per uno in particolare, cioè questo qua in copertina. Vabbè, vedremo come si evolverà la storia. Volevo far vedere appunto una tavola con il gigante, quello alto 50 metri, che è quello che è in copertina, che lì è veramente disegnato molto molto bene, cioè, rendetevene conto, guardate qua. Il tratto delle persone sarà disegnato in maniera pessima, ma i giganti sono disegnati veramente veramente bene. Consigliatissimo, un manga altamente consigliato. Ero indecisa se prendere o questa o l'altra novità del mese, che era Skate Dance, ma sinceramente ho preferito prendere l'Attacco dei Giganti, non mi sono affatto pentita. Quindi l'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama per Planet, edizione standard, al prezzo di 3,90€. Non vedo l'ora di leggere il numero 2, che uscirà a maggio. Poi proseguiamo sempre per Planet, di cui ho acquistato il numero 7 di Stardust Wink di Nana Haruta, shoujo, carattere scolastico. Guardate che bella questa copertina sul verde con i contorni violetto, magenta, molto bella. C'è uno spiraglio di sole che tenta di uscire. E qua dietro abbiamo sempre i nostri personaggini tipo gioco dell'oca. Chissà se alla fine verrà fuori tipo un tavolo del gioco dell'oca, devo provarci. E in versione chibi. Ora faccio vedere qualche edizione standard, appunto vedete, senza sovraccoperta pagina colori, al prezzo di 4,30€. Faccio vedere qualche tavola, non esagerando, perché comunque è l'ultimo uscito. Poi vabbè, il tratto della Nana Haruta mi piace veramente tanto. Mi piace proprio tanto tanto. Non mi ricordo esattamente dove siamo arrivati, nel numero 6, devo un attimo ricordarmi, vediamo se guardando il numero 1. Ah sì, ok, la nostra... Sì, ok, ci sono.
Allora, la nostra Anna è andata a trovare Inata, cioè è uscita con Inata e hanno incontrato per caso, per le strade della città, la professoressa di arte, che come tutti sanno, di cui Inata era innamorato. Quindi vedremo come si evolverà la storia in questo numero 7 dopo questo incontro casuale. Quindi, Stardust Wink numero 7 di Nana Rutta per Planeta al prezzo standard di 4,30 euro. Adesso non so quando uscirà il numero 8, però può essere che esca a maggio, giugno, non lo so. Poi, finalmente, dopo settimane di ritardo, è uscito Black Butler numero 10, sempre edizione standard che si spatascia. Guardate. È nuovo e già si sta spatasciando. Numero 10 appunto per Planet Manga, però questo mi sembra un po' diverso. Boh, ad aprile sembra quasi più morbido, non fa rumori. Boh, sembra che la colla regga sto giro. Comunque appunto Black Butler numero 10, edizione standard per 4,30 euro. Continua la saga, chiamiamola così, dell'omicidio all'interno del castello di Phantom High. Eravamo rimasti all'ultimo, al numero precedente, che avevano trovato Sebastian, scusate, c'era questa serie di omicidi all'interno del casato di Phantom Pie e si cercava di capire chi era il responsabile. Quindi, che dire, in questo numero la saga continuerà e spero che si possa trovare il responsabile in fretta, perché a me questa piccola storia piaceva veramente tantissimo. Proprio più va avanti, più questo manga mi piace, quindi non vedo l'ora di leggere ovviamente il 10 che ancora non ho letto e l'11 che in teoria dovrebbe uscire questo mese, cioè ad aprile. Vediamo se la Planet deciderà di rimandare anche quello come ha fatto con questo oppure se lo farà uscire in maniera regolare. Mi pare che il video stia andando meno a scatti, evidentemente sta uscendo più luce. Meglio. Quindi Black Butler numero 10 per Planet di Yana Toboso. Titolo originale Kuro Shitsuji, come tutti conoscete, il maggiordomo nero per appunto Planet a prezzo standard di 4,30 euro. Poi ultimo acquisto anche per Planet, sto parlando del numero 2 di SLH Stray Lovers, 2 di 5. Non avete visto il numero 1 perché semplicemente si sono dimenticati di mettermelo da parte, cioè avevano capito che dovevo prendere un abbonamento dal 2 in poi, però per aver detto anche il numero 1, vabbè, magari mi sono sbagliata io. Quindi al momento questo non lo leggerò, lo leggerò il mese prossimo quando recupererò anche il numero 1 che adesso mi hanno ordinato e quindi avrò. Stessa autrice di Kiss or Rose Princess che al momento ho congelato ma che sicuramente terminerò, sono ferma al numero 1, quindi proprio ferma ferma. Questa è la copertina davanti e questa è la copertina dietro. Il tratto è molto bello, è diventata la disegnatrice preferita di Elena, cioè Despotanove, che saluto, ciao Elena, guardate che bella questa tavola. I disegni sono veramente veramente belli. Faccio vedere qualche tavola al volo perché questo è l'ultimo uscito. Sentite anche questo fa cric crack, però il tratto è veramente veramente bello. Proprio mi piace veramente tanto. Già mi piaceva in Kiss of Princess. Basta, se no faccio spoiler. E che dire, guardate qua dietro. Che razza di patacco. Non vedo l'ora di avere il numero 1 per ovviamente leggerlo. Comunque serie composta solo di 5 volumi, quindi non è neanche una spesa eccessiva. Appunto, quindi Stray Lovers di Aya Shoto, stessa appunto mangaka di Kiss Lost Princess, 2 di 5, prezzo standard per Planet di 4,30 euro. Ok, allora gli acquisti sono terminati, non so quanto sia durato il video, faccio comunque un remake veloce. SLH di Aya Shoto per Planet, facciamo quelli della Planet, appunto SLH di Aya Shoto numero 2, Black Butler numero 10, Stardust Wink numero 7, L'attacco dei giganti numero 1, consigliatissimo, mi raccomando, dovete assolutamente leggerlo, Namida Usagi numero 1 e numero 2, che sto leggendo, quindi sono da parte. Strobadge numero 1 e numero 2,
Ime-chan no Ribbon di Megumi Ozawa numero 5 di 6, prossimo sarà l'ultimo. Poi passiamo per Star Comics, Perfect Edition di Cardcaptor Sakura numero 7 di 12. Rin numero 5, il 6 uscirà a maggio, visto sull'anteprima, di Naoko Takeuchi. Dragon Ball Evergreen Edition di Akira Toriyama numero 6. Soul of Ru 14 di 18. Another numero 1, numero 2, manga consigliatissimo un seinen, mi raccomando guardatevi anche l'anime perché anche l'anime è veramente veramente bello. Questo oggi devo portarli al mio ragazzo, l'ho letto per primi apposta per prestarlo anche a lui. Poi passiamo a Goen, per cui ho acquistato appunto il numero 2 di Shin Vampire Princess Mew, numero 1 di Chrome Breaker, il numero 2 di Mia Paradise, ultimo numero che completa la miniserie, aiuto non ci arrivo, scusatemi, l'ho messo là in fondo. Il numero 1 dell'anime comics di Sailor Moon per GP, sempre per GP, il numero 11 di Ninja Life, finirà con il numero 12 che è già uscito in Giappone, spero che arrivi presto da noi. E infine il numero 1 delle Clamp School Collection, Man of Many Face, delle Clamp per J-Pop. Ok ragazzi, allora il video qui si è terminato, spero che gli acquisti siano stati di vostro gradimento. Che dire, adesso mi divertirò a rimettermeli in ordine di lettura e a mettere a posto quelli che ancora devo leggere o comunque leggerò più avanti. Quindi appunto il video è terminato, mi raccomando iscrivetevi, ringrazio tutti gli iscritti, lasciate commenti qua sotto, mettete mi piace, mettete non mi piace, fate quello che volete, siete liberi di fare quello che volete e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata!